Bella ragazzi, Pirone, bentornati in questo secondo appuntamento con il Corner. Oggi andremo a parlare di una novità all'interno del gioco di cui si è parlato molto, ma della quale molti hanno ancora un po' di difficoltà nel capire come funziona effettivamente. Oggi parliamo delle Creative Runs. Gli inserimenti creativi, una novità di quest'anno che, come saprete, insomma, permette a noi di controllare i nostri compagni di squadra senza palla, di far fare ai nostri compagni dei movimenti che fino a quest'anno non si potevano far fare in varie circostanze, sia quando noi abbiamo palla, stiamo tranquillamente camminando e li vogliamo spostare nella direzione in cui vogliamo, sia durante un 1-2, sia invece possiamo passare la palla a un nostro compagno che manterrà il controllo del pallone in autonomia e noi potremo spostare manualmente il giocatore senza palla e poi richiedere il passaggio di ritorno. Ma come si fanno tutte queste cose? Lo andiamo a vedere direttamente in game, ve lo spiegherò io mentre farò i movimenti per farvi capire nel migliore dei modi queste novità. Ok ragazzi, siamo all'interno di una partita, siamo in squad battles, livello molto facile perché mi interessa farvi capire il concetto. E il primo movimento, il primo inserimento creativo è il movimento di un giocatore che non ha palla e che vogliamo mandare nella direzione da noi scelta. Ora sappiamo che con L1 mandiamo un giocatore, tipo se io premo L1 verso il basso parte in corsa il giocatore. Se io premo R1, il giocatore mi viene incontro. Lo richiamo Varane, R1 viene incontro. Quest'anno premendo L1 o R1 indirizzati verso un giocatore, se subito dopo premiamo l'analogico di destra verso una direzione, quel giocatore lì si muoverà in quella direzione. Ora io, Wan-Bissaka, qua come terzino, premerò R1 e poi verso la mia porta. Lui sta correndo verso la mia porta. Allo stesso modo con L1 io posso indirizzarmi verso un giocatore. Ora abbiamo qua ad esempio Aouar che la passa a Rodrigo. Ora Aouar voglio che parta in diagonale verso il basso. Ho premuto L1 e con l'analogico destro ho dato un tocchettino verso quella direzione. Deve essere una cosa molto veloce perché altrimenti o non funziona o vi prende un giocatore differente. Ora Fabinho voglio che torni verso l'indietro. Oppa, così R1 o L1 è uguale in questo caso, perché se non premete niente con L1 vi manda un giocatore e con R1 ve lo porta verso di voi. Però se fate L1 o R1 e poi l'analogico di destra, il comando prioritario sarà la direzione dell'analogico di destra in base a dove l'avete messa voi, ovviamente. Ora con Neymar non segniamo. Se fino adesso abbiamo visto questo primo movimento di base, ora vi faccio vedere quelli che sono invece i movimenti senza palla sugli 1-2. Infatti noi, se teniamo premuto L1 e facciamo un passaggio, in teoria il giocatore, come vedete, parte. Varane è partito. E questo è un classico 1-2 che siamo abituati a fare da anni ormai. Quest'anno abbiamo la possibilità invece di far muovere il giocatore che ha appena fatto il passaggio per un ipotetico 1-2 in qualsiasi direzione noi vogliamo. Ora, non serve premere L1 per fare 1-2. Io adesso farò un passaggio a Kanté e dirò a Neymar con l'analogico di destra di andare verso la nostra porta. Oppa, si è mosso. Il tutto va bene anche con i cross. Ho fatto un crossettino piccolino con quadrato. Va bene, faccio un filtrante al terzino. L'ho spostato verso il dietro. Il tutto con un semplice tic, un colpettino alla levetta analogica destra. Facciamo il passaggio, gli chiediamo un movimento da questa parte e vediamo che si sposta. Ora Kanté voglio che si inserisca. È manuale come cosa. Mi sembra molto chiaro, anche se durante una partita non è così semplice. Di questo ne parleremo tra poco. Ora siamo arrivati alla cosa forse più complicata da capire, o quantomeno da fare anche all'interno di una partita, perché prevede un buon ragionamento mentale e una velocità di pensiero notevole, secondo me, da fare coi ritmi di una partita vera, ed è controllare un giocatore che non ha il controllo del pallone affidando la sfera a un nostro compagno controllato dalla CPU. Per farlo bisogna premere, schiacciare sia L3 che R3, entrambe le levette analogiche. Vedrete che si crea un rombino sopra il giocatore. Passando la palla, poi in questo momento l'ha persa Kanté, passando la palla noi avremo il controllo del giocatore con il rombo, mentre la palla, come vedete, è affidata
alla CPU. In qualsiasi momento noi premeremo il tasto del passaggio per ricevere il pallone indietro, la CPU ci ripasserà la palla. L3R3, passo la palla, mi sposto verso l'indietro, ripremo X, ho ricevuto la palla dove volevo io. Allo stesso modo così, premo quadrato, me la ripassa alta. Possiamo scegliere come vogliamo. Faccio così, premo triangolo, me la passa filtrante. Allo stesso modo, se fate L3 e R3, con l'analogico di destra, potete spostare il rombo sui vari componenti della vostra squadra. Ad esempio, mo l'ho spostato su Varane, e quindi io controllerò di volta in volta il giocatore che sposto con l'analogico di destra. È molto complicata come cosa, ma in questo modo possiamo controllare lo spostamento di un qualsiasi nostro giocatore lasciando la palla alla CPU, che non farà grandi cose ma la porterà avanti cercando di non farsela prendere nel limite del possibile. Allo stesso modo L3R3, passo la palla, io posso cambiare il giocatore che deve fare l'inserimento e darla a un altro, sempre con l'analogico di destra. Questa è forse la più complicata di tutte quelle che abbiamo visto fino a questo momento. Molta pratica e molta memoria muscolare. Ora passaggio, Neymar lo sto facendo inserire e la palla è arrivata a War. Comunque segna. Bene, questi erano gli inserimenti creativi, le creative runs di quest'anno. Tre tipologie diverse: quella semplice, dove spostiamo il giocatore chiamandolo o mandandolo con L1 R1 l'analogico di destra; l'1-2, dove appena passiamo la palla, sempre con l'analogico di destra, possiamo muoverlo dove vogliamo; e questo controllo del giocatore senza palla, che ci permette di spostarlo dove vogliamo affidando il pallone a un nostro compagno della CPU. Non sono per niente facili, perché sembrano facili contro la CPU ferma, adesso per farvi dei sample, dei tutorial molto di base, ma durante una partita, con la velocità di pensiero che bisogna avere durante una partita, sono molto complicati. Secondo me con un buon allenamento si possono masterare, ma il giocatore medio che li prova per la prima volta potrebbe trovarsi un attimo spiazzato. Quindi se volete approfondire, vi consiglio di provarli, di allenarvi, di fare qualche amichevole in squad battles, dove volete, che secondo me una volta masterati potranno dare le loro soddisfazioni. Detto questo, per oggi abbiamo finito. Vi lascio qui in sovraimpressione anche il Team of the Week uscito ieri sera, un ottimo Team of the Week con i giocatori scelti grazie alle loro prestazioni durante il turno delle nazionali. Noi per oggi ci salutiamo, ragazzi, ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio del Corner, con nuovi temi, nuovi argomenti da trattare. Da Ron per oggi è tutto, alla prossima.